Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuta Presidente, benvenuta nella Regione Abruzzo e benvenuti a questa presentazione della firma per l'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo italiano e la Regione Abruzzo. Invito il Presidente della Regione Marco Marsiglio qui sul palco per il suo intervento. Grazie a tutti per la vostra presenza, una giornata davvero emozionante, importante, un accordo di coesione, un ciclo di programmazione dei fondi comunitari, europei o nazionali, dura almeno 7 anni e si fa ogni ciclo di 7 anni. Quello che firmiamo oggi quindi è un impegno che segnerà il prossimo decennio dell'Abruzzo. E a noi abbiamo la responsabilità, impegnando questi fondi e soprattutto spendendoli bene, anche con il concorso e l'ausilio dei tanti soggetti attuatori, non è solo la Regione naturalmente che avrà il compito e l'onere di dover impegnare questi fondi, molte delle opere sono svolte dai comuni, da enti dello Stato, da consorzi, da altre strutture. Abbiamo la responsabilità di spenderli bene perché possiamo cambiare e dobbiamo cambiare il volto della nostra terra grazie a questi investimenti infrastrutturali. Presidente Meloni, cara Giorgia, grazie di essere qui, grazie del lavoro, grazie Ministro Raffaele Fitto. Questo auditorium è troppo piccolo per contenere tutte le persone che avrebbero avuto titolo, voglia, piacere di poter essere presenti e questo accade perché purtroppo, come lei sa, questa città ancora ha le ferite del sisma e uno spazio più adeguato oggi non è ancora disponibile, in particolare la ferita che questa città attende che venga colmata è una ferita che si chiama Teatro Stabile d'Abruzzo. Ho il piacere di poter annunciare che l'altro ieri il Ministro Gennaro San Giuliano insieme al Capo della Struttura Tecnica di Missione Mario Fiorentino, che ringrazio insieme al Ministro per l'attenzione e la sensibilità, hanno individuato le risorse mancanti, i 5 milioni che servono, posso quindi comunicarlo anche al Sindaco che immagino con quale gioia può apprendere questa notizia, per completare i lavori del Teatro Stabile d'Abruzzo e restituire alla città un luogo degno dove speriamo che un prossimo accordo di coesione possa essere firmato in una cornice adeguata. Questo accordo è il precedente ciclo di programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione per l'Abruzzo, il 14-20, aveva a disposizione 750 milioni, questo nuovo ciclo di programmazione 21-27 ha a disposizione 1.250 milioni, sono 500 milioni in più, frutto anche del buon lavoro che hanno fatto le regioni con il governo, con i governi che si sono succeduti, che hanno chiesto e ottenuto di portare dal 40 al 60% la quota parte del Fondo Sviluppo e Coesione da ripartire per le regioni. E io voglio ringraziare in particolare il Ministro Raffaele Fitto, perché a differenza di chi magari intende denunciarlo per la ripartizione di questi fondi, noi invece dobbiamo ringraziarlo perché i precedenti due governi con i quali io almeno, insieme a tutti gli altri colleghi presidenti di regione, hanno dovuto negoziare questa ripartizione e questa distribuzione dei fondi, non hanno fatto la ripartizione, non l'hanno distribuita. Con il Ministro Fitto e con il Governo Meloni abbiamo approvato, il CIPES ha approvato questa ripartizione. Oggi credo noi siamo la settima regione, l'ottava, nona, che arriva a concludere l'accordo di coesione, credo che a breve lo faranno anche tutte le altre, finalmente possiamo andare appunto a investire queste risorse. Il filo conduttore attraverso il quale investiamo queste risorse è quello che abbiamo già espresso nel documento di cornice programmatica, così che abbiamo definito, chiamato e intitolato Abruzzo Prossimo, che è la cornice con la quale abbiamo anche investito i fondi europei, il FESR e l'FSE,
E le quattro parole, i quattro concetti cardine del nostro programma sono radici, identità, sicurezza e comunità. È intorno a questi concetti, a questi principi che abbiamo programmato e costruito la cornice programmatica appunto dell'investimento di queste risorse. Le scelte che abbiamo poi calato nell'accordo sono frutto degli incontri partenariali, abbiamo ascoltato tutto il territorio, le categorie, gli enti locali e i soggetti pubblici e privati, e questo è stato anche un passaggio importante che naturalmente ha fatto impiegare settimane, mesi di giusto ascolto del territorio con risultati importanti, perché i suggerimenti arrivati sono sempre molto preziosi. Le voci principali a cui vengono spese per raggruppando la spesa sono per il 35% l'ambiente e l'adattamento climatico, per il 27% sui trasporti e le infrastrutture, 17% va alla riqualificazione, alla rigenerazione urbana, il 7% alla cultura. Abbiamo rifinanziato tutte le opere che erano state definanziate durante il Covid per affrontare l'emergenza Covid nel cosiddetto accordo provenziano, con importi adeguati e a volte anche maggiorati sulla base delle nuove progettazioni e dei nuovi prezziari. Colgo l'occasione, sperando di chiudere finalmente questa questione, che non c'è mai stato nessuno scippo da parte di alcuno. Che i fondi che erano stati definanziati intanto sono stati usati per l'emergenza Covid, abbiamo sostenuto le famiglie, le imprese e il territorio, dimostrando capacità di recupero e di resilienza. Abbiamo quindi saputo gestire un'emergenza. L'unico problema è che magari qualcuno non ha mantenuto impegni sottoscritti di far trovare poi le risorse, le abbiamo comunque voluto calare qui, tutte quelle opere, come abbiamo raccontato più e più volte, hanno continuato il percorso di progettazione, sono oggi mature per essere rifinanziate e sono appunto reinserite all'interno di questo nuovo accordo. Un elemento fondamentale di questo accordo è il tema dell'acqua. In tempi di sostenibilità e di transizione ambientale ed ecologica, una regione dove 5 anni fa, ma ancora oggi non avendo risolto tutti i problemi e tutti insieme, l'acqua potabile non arrivava dentro tutte le case e soprattutto non arrivava in molte località turistiche della costa, che moltiplicando i propri abitanti durante la stagione estiva davano anche questo pessimo disservizio. Una regione dove si registrano in alcune province il record di dispersione idrica per gli acquedotti vetusti che nessuno ha la forza di mantenere. Abbiamo fatto già molto, perché dal sistema acquifero del Gran Sasso piuttosto che dai fondi del PNRR a cui abbiamo attinto per gli acquedotti abbiamo già reperito risorse importanti. Con questa manovra noi andiamo a finanziare circa 130 milioni di euro per i consorzi di bonifica, portiamo l'acqua nei campi, facciamo gli impianti irrigui, a cominciare da quello del Fucino, 90 milioni di euro, più altri 42 vanno agli altri consorzi di bonifica, impegniamo 40 milioni di euro per gli acquedotti consortili, più altri fondi per la depurazione civile industriale. Finanziamo, sempre parlando di acqua, i contratti di fiume, che è un altro elemento fondamentale poi di gestione e di salvaguardia del territorio dal dissesto idrogeologico. 7 contratti di fiume per 4 milioni ciascuno. 10 milioni vanno alle dighe e agli invasi, queste strutture che da decenni nessuno ne fa manutenzione, nessuno draga le dighe per recuperare la capacità di piena, né fa adeguati controlli o ammodernamento tecnologico degli impianti, anche per garantirne la vita e la sicurezza. Ancora sull'acqua finanziamo 9 milioni e mezzo al comune di Caramanico Terme per riaprire con gestione, con un impianto pubblico, mettendolo in sicurezza dalle alterne vicende dei fallimenti societari,
l'impianto termale di Caramanico. E ancora acqua, il mare non può essere un nemico, in tempi di cambiamenti climatici rischia di esserlo, l'erosione della costa mette a rischio gran parte dell'economia turistica del territorio, oltre a un tema di sicurezza oggettiva, in alcuni punti l'erosione della costa arriva a lambire e a intaccare le strade litoranee con situazioni di evidente pericolo. Investiamo sull'erosione della costa 75 milioni in tutti i, con interventi previsti in tutti i comuni costieri dei 140 chilometri della costa abruzzese. Ricordo che nelle 5 anni che ci hanno preceduto vennero investiti su questo tema solo 5 milioni. Noi con fondi propri di bilancio ne abbiamo investiti in questi 5 anni 7 volte tanto, 35 milioni. Con questo accordo di coesione raddoppiamo questo investimento per cercare di dare una risposta, non dico definitiva e completa perché mancherebbe ancora qualche cosa, ma sicuramente mettiamo in cantiere quello che nei prossimi 4-5 anni siamo in grado di poi realisticamente appaltare e cantierare. Bonifichiamo le discariche abusive, i siti di interesse regionale che non hanno ancora avuto una risposta, anche qui dando una risposta di sicurezza e di tutela dell'ambiente, sono 18 milioni. Poi per passare dal mare alla montagna abbiamo investimenti per decine di milioni per i nostri, per le nostre stazioni turistiche e sciistiche, Ovindoli, Roccaraso, il Gran Sasso, la Maielletta. Realizziamo piste ciclabili nei parchi, facciamo altri investimenti per completare la via verde della Costa dei Trabocchi. Nella rigenerazione investiamo 38 milioni per far scorrere il bando dei borghi, la cosiddetta lettera B, sono 24 i comuni, alcuni capofila di altri comuni, 24 interventi che coinvolgono una trentina di comuni. E un'altra importante somma di circa 80 milioni verrà messa a bando successivamente per i comuni al di sotto dei 30.000 abitanti per valutare e selezionare i progetti di rigenerazione. Per questi interventi sui comuni e sui borghi sono il capitolo dedicato alla identità dei luoghi. Abbiamo luoghi iconici abbandonati da decenni, a volte da secoli, torri, castelli, monasteri, centri storici che devono tornare a fiorire per rappresentare la forza vera e quello che distingue davvero il territorio abruzzese. Sulle infrastrutture e sui trasporti spenderemo e impegneremo 20 milioni per comprare treni nuovi, 10 milioni per nuovi autobus e per avere un parco mezzi che abbia meno di 10 anni di anzianità. Spendiamo 100 milioni di euro sui porti, oltre la metà sul porto di Ortona, di cui rifinanziamo il progetto finalmente aggiornato, 18 a Giulianova e 25 a Vasto, più Giulianova e Martinsicuro, porti regionali che mai prima erano stati attinti da finanziamenti pubblici e se ne vedono purtroppo i risultati. Diamo alle province 60 milioni distribuiti in proporzione alle strade provinciali che possiedono. Raddoppiamo il tratto ferroviario da Fossa Cesia a Saletti. C'è un grande tema che è esploso a livello nazionale quando Tavares è stato ad Atessa, ha reclamato da parte delle istituzioni pubbliche l'attenzione a realizzare le infrastrutture. Abbiamo già fatto molto perché la piattaforma logistica di Saletti è già realizzata, collaudata e funzionante. Con il commissario Miccio della ZES, che ringrazio per il buon lavoro fatto, stiamo facendo l'ultimo miglio ferroviario a Ortona e Vasto. Abbiamo in cantiere l'allungamento a 750 metri della banchina di Fossa Cesia. Con questo raddoppio separiamo il traffico cargo a servizio delle imprese in Val di Sangro, a cominciare da Stellantis, dal traffico passeggeri. Significa creare la piattaforma logistica che serve alle imprese per svilupparsi, per crescere e magari per non avere pretesti a delocalizzare altrove le proprie attività. Su quella ferrovia altri 30 milioni serviranno per riattivare la ferrovia da Archi a Villa Santa Maria, in attesa che finisca la Fondovalle Sangro e ci restituiscano tutta la linea per ricompletare il servizio fino a Castel di Sangro.
Il nostro aeroporto avrà un nuovo parcheggio e l'impianto fotovoltaico per abbatterne i costi, aeroporto che Giorgia, Raffaele, ieri abbiamo, proprio in questi giorni, aperto il cantiere per trasformare in aeroporto intercontinentale, perché allunghiamo la pista di quasi 400 metri e consentiremo quindi a questo aeroporto di poter far decollare e quindi anche atterrare aerei che partono da ogni parte del mondo. Altri 20 milioni li avrà l'ARAP per fare le strade nei consorzi industriali e tanti altri interventi, soprattutto poi nelle città capoluogo che ospitano le infrastrutture più importanti. Sulla cultura 18 milioni li avrà il Ministero, le sovrintendenze e il Ministero della Cultura per diversi interventi, più investiamo con gli Atenei per progetti di ricerca scientifica, il più importante dei quali è quello, oltre a ripristinare i fondi per la cittadella della cultura a Teramo, per l'AgriBioServe, che è una per l'Università di Teramo e per l'Istituto Zooprofilattico, costituisce una vocazione importante del nostro territorio. E per finire, le ultime note sullo sport, la realizzazione del velodromo coperto ad Avezzano farà di questo centro il punto più importante per questa disciplina sportiva, molto, sulla quale l'Abruzzo è molto vocata, in tutta l'Italia del centro-sud, e che consentirà di ospitare eventi internazionali. Lo stesso accade a Roseto con i 2 milioni per attrezzare tecnologicamente e adeguare il Palazzo dello Sport per poter ospitare le partite nazionali, internazionali di pallacanestro, pallavolo e altre discipline sportive. Un ultimo passaggio: oltre a questo accordo di coesione, ai fondi lì previsti, con i quali peraltro cofinanziamo la parte del finanziamento del fondo coesione, serve a cofinanziare il FESR e l'FSE, i fondi europei, sono quasi 100 milioni di euro che non graveranno sul bilancio regionale e che consentono di attivare i bandi per 1 miliardo 80 milioni complessivi che riguardano le imprese, i giovani, i disoccupati, la formazione, l'artigianato e così via. Oltre a questo, 26 milioni recuperati dai fondi europei destinati all'epoca al Covid verranno riutilizzati in un cosiddetto POC, un programma complementare che nel prossimo CIPES il ministro Fitto provvederà a far approvare e apportare, quindi aggiungiamo altri interventi. E concludo dicendo che ho anche un piacere multiplo a lasciare la parola a Giorgia Meloni, perché a proposito di CIPES ha delle notizie importanti da darci, anche relativamente a un tema che è molto a cuore all'Abruzzo e che costituisce la infrastruttura fondamentale del nostro territorio, sulla quale dopo 100 anni è tempo di dare delle risposte definitive, e mi riferisco alla ferrovia Roma-Pescara. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Presidente Marsiglio. E ora l'intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dunque, buonasera a tutti, buon pomeriggio, grazie di essere qui, il mio saluto ovviamente al Presidente Marsiglio, al Sindaco Biondi, ai tanti sindaci che vedo qui in sala, a tutte le autorità. Sono particolarmente contenta di essere qui oggi per la firma del patto di coesione con l'Abruzzo, nonostante, confesso, insomma, che l'aver fatto Roma-Tokyo e ritorno in meno di 72 ore ma un tantino provato, probabilmente sto cominciando a diventare troppo vecchia per fare queste cose, ma ci tenevo a essere qui e sono particolarmente contenta della firma di questo accordo di coesione. Sono contenta di tornare in Abruzzo, sono contenta di tornare all'Aquila, un territorio al quale sono, come si sa, molto legata, tanto addirittura di essere, insomma, eletta qui parlamentare. Allora, io prima di tornare sul tema del fondo di sviluppo e coesione, insomma di entrare un po' nel dettaglio, anche se il Presidente Marsiglio ha detto molto, vorrei cercare, come faccio sempre quando firmiamo questi accordi, di, diciamo così, fare stato di un lavoro che è stato fatto da questo governo.
sul tema delle risorse, particolarmente sul tema delle risorse europee, per il quale io devo ringraziare soprattutto il ministro Raffaele Fitto, che ha fatto in questo anno e poco più un lavoro molto difficile e molto straordinario, perché vedete, quando noi siamo arrivati al governo abbiamo fatto diciamo un approfondimento di quello che era lo stato delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione. Voi sapete che le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione sono le risorse principe che servono a combattere le disparità e i divari tra i territori. Quindi vale chiaramente per le disparità che esistono da regione a regione e vale per le disparità che esistono all'interno della stessa regione, per esempio, insomma, tra le città metropolitane e le aree interne. Molte risorse, cofinanziamento, cicli pluriennali di finanziamento. Il risultato di un approfondimento che abbiamo aperto all'atto del nostro insediamento con tutte le regioni è che queste risorse non sempre si riuscivano a spendere, non sempre si riuscivano a spendere tutte. E quindi voi capite bene che nella situazione nella quale ci troviamo e nella quale le risorse mancano sempre, avere delle risorse e non spendere quelle risorse è qualcosa che noi non ci possiamo permettere. Allora, invece di diciamo reiterare un meccanismo che evidentemente aveva dei problemi nel funzionamento, abbiamo prima avviato questo confronto con tutte le regioni per capire lo stato d'attuazione di tutte le misure del precedente ciclo, della precedente programmazione, cioè 2014-2020, vado a spanne, Raffaele mi correggerà se sbaglio, ma di quella programmazione terminata sulla carta nel 2020, al 2022 su 126 miliardi ne risultavano spesi 46. E quindi abbiamo avviato questo confronto con tutte le regioni, voglio dirlo anche per fare stato di un lavoro molto importante che il Presidente Marsilio ha fatto in questi anni proprio anche sul tema dei fondi di coesione e la capacità di spesa abruzzese, e all'atto di quella verifica che serviva diciamo sulla precedente programmazione a fare il punto della situazione e sulla futura programmazione a fare le scelte strategiche fondamentali è nato l'accordo e il decreto sud. Il decreto sud istituisce questi accordi di coesione, che hanno delle particolarità rispetto al passato. Punto primo, nell'accordo di coesione ci sono delle priorità che vengono proposte dalla regione ma sono condivise dal governo nazionale. Perché? Non perché chiaramente noi si voglia limitare l'autonomia dei territori, ma per una questione più banale, e cioè perché si possa mettere tutto a sistema in un'unica strategia, perché le risorse che anche vengono spese all'interno di un determinato fondo o diciamo grazie a un determinato fondo non si sovrappongano con altre risorse, con altri programmi, con altri interventi che si stanno portando avanti. È il caso del lavoro per esempio con il PNRR e non è diciamo un caso che io abbia scelto di dare la competenza sul PNRR, sui fondi di coesione allo stesso ministro, proprio perché si riuscisse a mettere a sistema nel migliore dei modi e per seguire una strategia tutte le risorse delle quali disponiamo. E vale la pena ricordare anche quello che è stato fatto in questo anno sul PNRR, perché io penso che tutti ricordino, no? I tanti così insomma i tanti warning che sono stati fatti su la capacità dell'Italia di essere all'altezza della spesa del più grande piano nazionale di ripresa e resilienza d'Europa, e insomma ricorderete quante volte siamo stati, in particolare noi con questo governo, accusati di non insomma di voler far perdere queste risorse all'Italia. Anche qui insomma i fatti parlano abbastanza chiaro. Vale la pena ricordare che nel 2023 noi abbiamo terminato gli obiettivi della terza rata, ottenuto il pagamento della terza rata, superando anche una serie di criticità che avevamo trovato. Abbiamo presentato gli obiettivi della quarta rata, ottenuto il pagamento della quarta rata. Siamo la prima nazione europea ad aver presentato gli obiettivi della quinta rata e in tutto questo abbiamo rinegoziato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Altra materia che alcuni sostenevano essere pericolosissima, che per noi era doverosa, perché il piano precedente era stato scritto in un contesto diverso da questo, che non poteva prendere in considerazione le mutate priorità, e noi siamo sempre stati convinti che andasse adeguato. E infatti con la revisione del PNRR abbiamo avuto la possibilità di liberare 21 miliardi di euro di risorse che ci consentono oggi di dare risposte ad alcune grandi priorità, per esempio
oltre 12,6 miliardi per la precisione vanno al sostegno del tessuto produttivo, oltre 6 miliardi a transizione 5.0, 3 miliardi di euro alle aziende agricole, perché da molto prima, diciamo, che ci fossero delle manifestazioni e che si scendesse in piazza, questo governo ha diciamo difeso il comparto agricolo anche, diciamo, da alcune scelte che, insomma, secondo noi erano troppo ideologiche e rischiavano, diciamo così, di perseguire, no, la transizione verde, rischiando di produrre una desertificazione industriale. E quindi abbiamo per esempio liberato 3 miliardi di euro per il settore agricolo, per l'agrivoltaico, per le filiere, per i contratti di filiera. Abbiamo liberato nuove risorse su una sanità per 750 milioni di euro, nuove risorse per il diritto allo studio, 5 miliardi e più sulle infrastrutture strategiche fondamentali, con priorità quelle energetiche, perché coviamo il sogno di fare dell'Italia l'hub di approvvigionamento energetico d'Europa, e tutto sta nella stessa strategia. E gli accordi di coesione hanno anche la particolarità di avere all'interno dei meccanismi che consentono che queste risorse non rischino di andare disperse. C'è la possibilità di intervenire con i poteri sostitutivi quando ci dovessero essere delle lungaggini che non consentono di terminare le opere, e c'è la possibilità di definanziare delle opere quando quelle risorse dovessero rischiare di andare perse. È un lavoro che fa parte, diciamo, di quella parte di lavoro che si fa quando si sta al governo, che ha poca visibilità, diciamo, nella semplificazione del dibattito politico, ma penso che a una classe dirigente come questa vada raccontato, perché poi sono le risposte che arrivano sul territorio, sono le risposte che arrivano nei vostri comuni, nei comuni dei sindaci, sono le risposte che consentono di chiaramente mantenere gli impegni che ci si è presi con i cittadini. L'Abruzzo è, come dicevamo, la nona regione che firma con il governo questo accordo di coesione. Con l'accordo di coesione di oggi noi assegniamo a questo territorio 1 miliardo 257 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione. Ci tengo a sottolineare che dei 9 accordi che sono stati sottoscritti finora, questa è la quota di FSC più consistente che sia stata assegnata. Se alle risorse FSC aggiungiamo anche quelle rese disponibili da altre fonti di finanziamento, raggiungiamo un volume di investimenti complessivo che è pari a 1 miliardo e 334 milioni di euro. Sono risorse molto importanti, vengono destinate al finanziamento di quasi 200 progetti, chiaramente non li elencherò, Marsilio ha fatto, diciamo, una ricostruzione che mi sembra molto precisa, però penso che anche qui valga la pena di sottolineare gli oltre 450 milioni di euro che mettiamo a disposizione per gli interventi a difesa della costa abruzzese, per il potenziamento del sistema idrico, il rafforzamento della rete irrigua della Piana del Fucino, territorio, diciamo, simbolo anche delle produzioni agroalimentari, dell'eccellenza apprezzate in Italia, apprezzate all'estero, che quindi abbiamo bisogno di sostenere, ma anche per il rafforzamento e il potenziamento dei porti della regione. Io ricordo quando 5 anni fa, insomma, no, parlavamo di quanto la logistica, la portualità in una regione come questa, no, le infrastrutture di collegamento potessero e dovessero fare la differenza, e continuo a essere convinta che il grande paradosso dell'Abruzzo sia proprio quello di essere una regione piazzata nel centro dell'Italia, a sua volta piazzata nel mezzo del Mediterraneo, che per paradosso è una regione isolata e che quindi perde tantissime delle opportunità che avrebbe. E chiaramente questo mi porta a parlare delle infrastrutture, che continuano a essere in questa regione la nostra priorità di intervento. Le abbiamo, io le ho sempre considerate, noi le abbiamo sempre considerate una vera sfida dell'Abruzzo. Un impegno che, voglio dire, Marco Marsilio ha in questi anni portato avanti con costanza, raggiungendo dei risultati che credo siano molto significativi. Si parlava della posa della prima pietra per l'allungamento della pista dell'aeroporto di Pescara, che consente chiaramente di dare a quell'aeroporto una vocazione intercontinentale
e quindi a fare tante cose, compreso riportare a casa con un turismo di ritorno i tantissimi abruzzesi che oggi vivono nel mondo, che vivono negli Stati Uniti, che vivono in Canada, che vivono in Argentina. Cominceranno presto le progettazioni della terza corsia sul tratto abruzzese della A14, un'altra arteria assolutamente fondamentale per il flusso di merci e di persone. Credo che valga la pena di ricordare che l'Abruzzo era escluso dalle reti TEN-T, cioè dai grandi corridoi infrastrutturali europei, che per paradosso, diciamo, arrivavano ad Ancona e riprendevano a Bari. C'era proprio, saltavano letteralmente l'Abruzzo. Oggi la Commissione europea ha dato il suo assenso alla tratta, diciamo, di corridoio TEN-T che va da Ancona fino a Foggia e che consente di inserire l'Abruzzo in questa altra importantissima infrastruttura europea. E chiaramente non dimentico, Marco tanto lo ha spoilerato, una certa insistenza, diciamo, del presidente Marsilio su questa cosa che però è molto molto importante anche per me, che è la vicenda della Roma-Pescara. Siamo assolutamente concentrati, assolutamente attenti a quella che sappiamo essere forse la più importante tra le infrastrutture che qui servono. Dunque, voi sapete che nel PNRR erano previsti 620 milioni di euro per la realizzazione di quest'opera. A un certo punto anche qui noi ci siamo resi conto che per quelle che sono le tempistiche e le modalità del PNRR non sarebbe stato possibile realizzare quell'opera se i fondi fossero rimasti inseriti all'interno del PNRR. Non potevamo però permetterci di rinunciare a un'opera così strategica e quindi con coraggio e assumendoci le nostre responsabilità nella revisione del PNRR noi abbiamo stralciato il finanziamento alla Roma Pescara e ci siamo messi contestualmente a individuare altre fonti di finanziamento per quest'opera. E quindi oggi che abbiamo completato quel lavoro io voglio annunciare che la Roma Pescara si farà, che grazie al lavoro in particolare del Ministro Salvini, del Ministro Fitto, il Governo ha individuato tutte le risorse che servono alla realizzazione dell'opera a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, compresi gli ulteriori 100 milioni di euro che si sarebbero dovuti aggiudicare nel 2023. Nei prossimi giorni il CIPES sarà convocato chiaramente per tutti gli adempimenti concreti che servono a stanziare formalmente le risorse e ad avviare tutti i progetti, e quindi anche questo è un altro impegno che ci siamo assunti per sviluppare un territorio e per dare a questo territorio le necessità delle quali chiaramente delle quali ha bisogno. Rafforziamo anche con questo patto di coesione, rafforziamo questo lavoro sulle infrastrutture con un investimento di 60 milioni per la rete stradale, di 90 milioni per la mobilità ferroviaria. Nel patto di coesione ci sono, vale la pena ricordare secondo me, anche un altro elemento che per me è particolarmente importante, che è il tema del sostegno al tessuto produttivo, con risorse per 95 milioni di euro che servono per le infrastrutture delle aree industriali, per offrire servizi migliori alle nostre imprese, per attrarre anche nuovi investimenti, perché i numeri dimostrano che l'Abruzzo è un territorio dalla grande vocazione anche industriale, e vogliamo sostenere quella vocazione. E voglio aprire un'altra parentesi di una cosa che viene ricordata poco, ma che per me è molto importante. Presidente Marsilio prima citava il commissario della ZES. Un'altra cosa che io credo sia molto importante per un territorio come questo è la ZES unica del Mezzogiorno. Noi siamo riusciti a fare una cosa che nessun governo era riuscito a portare a casa, che è una zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, che dà diritto e possibilità a chi investe anche in un territorio come questo ad avere i crediti d'imposta, quindi non in una zona piccola ma in un'area molto più ampia, e ad avere l'autorizzazione unica. Perché? Perché noi crediamo che la grande sfida del Mezzogiorno d'Italia non sia vivere di sussidi ma sia poter competere ad armi pari e quindi avere a monte gli strumenti che consentono di dimostrare quanto si vale.
E quindi diciamo il tema della ZES unica rientra sempre anche sulla vicenda di una vocazione industriale abruzzese, che secondo me è un altro elemento che è una specificità di questo territorio, così come la questione dei borghi, delle aree interne. Qui c'è uno stanziamento, veniva ricordato, di 40 milioni che consente di completare lo scorrimento delle graduatorie dei progetti dedicati a borghi e aree interne a valere sui bandi del PNRR, così sarà possibile realizzare progetti che altrimenti sarebbero rimasti esclusi, perché noi siamo la nazione dei campanili, siamo la nazione dei borghi, siamo la nazione delle aree collinari, delle aree montane, di luoghi che, conservando la loro identità, garantiscono anche la forza culturale e produttiva dell'Italia. È la ragione per la quale, tra le altre cose, questo governo ha deciso di dare nuovo impulso alla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, perché non ci arrendiamo allo spopolamento di questi territori. E in ultimo voglio citare i 200 milioni di euro che con l'accordo di coesione vengono destinati alla riqualificazione urbana, di cui 78 dedicati a un grande bando per la riqualificazione dei piccoli comuni d'Abruzzo. E quindi, in poche parole, con questo miliardo e 300 milioni di euro, noi ci occupiamo soprattutto di sviluppo, di infrastrutture, di sostegno del mondo produttivo, di potenziamento della costa, di difesa delle aree interne, di vocazione industriale per questa regione. Cioè esattamente quello che abbiamo sempre detto che serviva a questo territorio, perché questo è un territorio fatto di gente operosa e orgogliosa che, come dicevo, chiede solamente di poter competere ad armi pari nel mercato globale. E io penso che i risultati che l'Abruzzo ha dato in questi anni, anche grazie alle scelte giuste che sono state fatte, siano dei risultati assolutamente incoraggianti. Il sistema economico abruzzese ha visto aumentare il prodotto interno lordo di oltre l'8% nel biennio 2021-2022, arrivare a un PIL pro capite al 132% rispetto al Mezzogiorno, così come tra il terzo trimestre 22 e il terzo trimestre del 2023 si è registrato un aumento dell'occupazione del 7%, che è molto al di sopra della media nazionale, che pure ci sta regalando, insomma, ogni tanto diciamo quando qualcosa va bene, ci sta regalando delle grandi soddisfazioni. Certo, c'è ancora molto da fare, come sempre, e siamo ovviamente pronti a farlo, però quello che voglio dire è che quando c'è una visione e se c'è una continuità nella realizzazione di quella visione, le risposte arrivano, i miglioramenti per i nostri cittadini arrivano. Io sono certa che l'Abruzzo possa ancora stupire e sono impegnata per fare, insieme al governo italiano, a fare la mia parte perché possa stupire ancora. E spero, insomma, che la collaborazione che abbiamo avuto, l'ottima collaborazione che abbiamo avuto nella stesura di questo patto coesione, continui su tutti gli altri dossier anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché davvero c'è bisogno di credere nella capacità che questa regione ha di stupire ancora l'Italia e non soltanto l'Italia. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente. Ora invito il Presidente della Regione Marco Marsilio sul palco, perché si procede alla firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione. Per il governo, a rappresentare il governo, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a rappresentare la Regione il Presidente Marco Marsilio. Bene, tutti i sindaci adesso sono invitati qui sul palco per la foto di rito. Tu, piano piano, che siete tanti. Piano piano.
Puoi scegliere. I sindaci. È un palco affollato, ci sono tutti i sindaci e poi ci sarà un regalo molto significativo per il Presidente del Consiglio. No, dietro, che cazzo? Ti devi mettere dietro una pazza. No, io ti chiedo, non si mette dietro Allora, piano piano, adesso cerchiamo di fare la foto di rito, siete tanti. No, i sindaci abruzzesi non sono indisciplinati, Presidente. Eccoci, ci siamo tutti. Prego, Sindaco Donna. La foto di rito. Ci mettiamo un po' più. Ci mettiamo qua? No, qui no, non possiamo. Sì, no, non possiamo far. Mettiamoci dietro. Dopo la foto c'è, Presidente, c'è un regalo particolare che il Presidente Marsilio deve darle. Se glielo porgono il regalo. Ho fatto una foto con i vertici di Trenitalia. Sì? Dopo il voto. Grazie.